Luca Coletto, assessore alle politiche sociali della Regione Umbria. Oggi viene presentata questa nuova campagna regionale sull'affido familiare. Ecco, come si articolerà, un po' cosa prevede? Beh, sostanzialmente è un'innovazione dal punto di vista della presa in carico. Lo dice il titolo stesso, mi affido se ti affidi. C'è una permeabilità piuttosto importante fra quelle che sono le politiche dell'affido e dell'adozione. Abbiamo fatto una delibera, è stata votata una delibera in giunta, tale per cui c'è un'innovazione all'interno di quelle che sono le strutture. In Umbria avevamo le 12 zone sociali che diciamo funzionavano in maniera a sé stante. Le abbiamo conglobate in 4 macro aree in maniera tale da rendere, come dire, univoca quella che è l'azione e allargare lo spettro per evitare che questi ragazzini di famiglie in difficoltà finiscano in associazioni piuttosto che in strutture che sostituiscono la famiglia, ma piuttosto vengono affidate appunto a famiglie che anche momentaneamente permettono di superare quelle che sono le difficoltà della famiglia d'origine e magari ritornare nella famiglia d'origine quando le cose sono stabilizzate, che è la cosa migliore da fare, evitando appunto le strutture sociali sul territorio, oppure vengano, come dire, portate assolutamente in adozione, ma fatto in maniera graduale, senza creare scompensi a livello affettivo del ragazzino, e quindi fare un percorso che sia strutturato, assistito e, come dire, portato per mano verso il bene.